Apriamo, credo che ci sia il numero, quindi lascio subito la parola alla dottoressa Amato per l'appello. Grazie Presidente. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zidoli. Adesso lo dico. Allora, possiamo aprire il Consiglio perché ci sono 17 presenti, 7 assenti più la Presidente, e quindi nominiamo scrutatori di oggi i consiglieri Gunnella, Rinaldi e Toti. Allora, vorrei proporvi un cambio dell'ordine dei lavori. Mi è stato richiesto di spostare al punto 1 quello che è il punto 2 per motivi, per impegni presi dal relatore. Allora, di spostare al punto 1 la proposta di deliberazione per l'istituzione della consulta cittadina del volontariato e associazionismo. Ci sono problemi a spostare? No. Ok, allora procediamo. Bene, lascio quindi la parola al relatore per questa proposta di deliberazione per espressione di parere. Benissimo, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Questa proposta di delibera di iniziativa del gruppo capitolino del Partito Democratico, trasmessa l'11 gennaio dall'ufficio del Consiglio Municipale, è stata discussa in Commissione Politiche Sociali in data 18. Si tratta di una proposta per l'istituzione di una consulta cittadina per il volontariato e l'associazionismo con relativo regolamento allegato, che impegna l'Assemblea capitolina a conferire apposito mandato ai competenti organi dell'amministrazione al fine di attivare le procedure necessarie per istituire la consulta cittadina del volontariato e dell'associazionismo, secondo le indicazioni riportate nel regolamento allegato al presente provvedimento e facente parte integrante dello stesso. Il secondo punto del dispositivo recita: di demandare ai dipartimenti competenti, per il tramite dell'assessorato al patrimonio e politiche abitative e dell'assessorato alle politiche sociali e della salute, la redazione degli atti di rispettiva competenza per il conseguimento degli intenti previsti. Allora, il regolamento è composto da 16 articoli che illustrano in maniera generica le modalità di adesione, composizione dei membri e funzionamento della consulta. In qualità di Presidente di Commissione ho reperito e portato in discussione in Commissione l'unico parere espresso sul testo da parte del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Dottor Giovanni Serra, che reputo a questo punto opportuno condividere con l'Aula. In merito all'oggetto e alla richiesta di codesto Segretariato Generale, protocollo 4372 del 27 dicembre 2018, in relazione alla proposta di iniziativa consiliare per l'istituzione della consulta cittadina per il volontariato, si esprime parere non favorevole, in quanto la gestione degli organi consultivi dell'Assemblea capitolina non rientra nelle competenze del Dipartimento Politiche Sociali.
Nella proposta si evidenzia infatti un'errata attribuzione di competenza dirigenziale, soprattutto all'articolo 4 che cita testualmente. La composizione della consulta viene definita per ogni anno con apposito atto dirigenziale del direttore del Dipartimento Politiche Sociali, che entro il 15 febbraio di ogni anno curerà l'aggiornamento degli elenchi delle associazioni aderenti alla consulta con l'inserimento di nuove associazioni entranti e la cancellazione di quelle uscenti. Inoltre la proposta nella formulazione del regolamento non pare tener conto della legislazione nazionale e regionale in materia, non facendo alcun riferimento agli appositi registri nazionali e regionali delle associazioni di volontariato, conformemente a quanto disposto dalla legge 266 del 91, in quanto è previsto che ogni associazione possa presentare domanda di adesione. Si evidenzia altresì che l'istituzione della consulta e la gestione della stessa comporta per l'amministrazione, nello specifico per il Dipartimento Politiche Sociali, oneri economici non quantificati, attualmente non programmati e non inseriti in bilancio. Infatti all'articolo 12 è esplicitato che il Dipartimento Politiche Sociali si farà carico delle spese di funzionamento e dovrà fornire arredi, apparecchiature e gli strumenti necessari all'espletamento dei servizi di competenza, onere che dovrebbe rientrare nel centro di responsabilità dell'Assemblea Capitolina. Alla luce delle osservazioni su esposte si esprime parere non favorevole ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, firmato dal direttore di direzione benessere e salute, dottoressa Raffaella Modafferi, e dal direttore del dipartimento, dottor Giovanni Serra. Concludo la presentazione comunicando che l'atto è stato respinto dalla Commissione Politiche Sociali con 7 voti contrari e 2 favorevoli. Grazie Presidente. Altri interventi? No, non ci sono interventi. Allora, dichiarazioni, vuole fare il finale? Sì. Grazie Presidente, colleghi. Allora, il testo in discussione è carente nella forma ed errato nei contenuti. Lo stesso Dipartimento Politiche Sociali evidenzia un'errata attribuzione di competenza dirigenziale, problemi a carico dell'amministrazione centrale, in particolare del Dipartimento Politiche Sociali, per oneri economici non quantificati. Una mancata considerazione della legislazione nazionale e regionale sulla materia, con l'assenza di riferimenti ai registri delle associazioni di volontariato, come previsto dalla legge quadro sul volontariato. Su questo, ad esempio, noi abbiamo già operato attraverso una delibera di giunta di novembre scorso, con oggetto istituzione del registro rete sociale delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi e delle organizzazioni che svolgono attività di volontariato e attività di inclusione sociale senza finalità di lucro, presenti e operanti nel territorio del municipio 7 di Roma Capitale, che prevede l'istituzione di un registro di rete sociale delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi e delle organizzazioni che svolgono attività di volontariato e attività di inclusione sociale senza finalità di lucro, presenti e operanti nel territorio del municipio 7 di Roma Capitale, avente il comune obiettivo di istituire quella operatività integrata delle competenze utile al fine di predisporre e mettere in atto azioni volte al superamento e alla prevenzione dell'isolamento sociale e all'attenzione dei bisogni sanitari, per attivare interventi che consentano di migliorare il percorso di valorizzazione e di recupero sociale. Dunque, analizzando a fondo il testo, si evincono inoltre altre anomalie, quali ad esempio l'autorizzazione da parte del direttivo della consulta alla presentazione di richieste di finanziamento a non meglio definiti vari soggetti finanziatori, nonostante in un altro articolo della proposta sia scritto, cito testualmente, la consulta promuove e sostiene progetti specifici inerenti alle attività associative nell'ambito delle possibilità finanziarie previste nel bilancio di Roma Capitale. Quindi, da una parte si possono richiedere fondi a vari soggetti finanziatori, dall'altra dovrebbe essere Roma Capitale a finanziare le associazioni. E quello che ci domandiamo è in che modo, quindi affidamenti diretti sul progetto, nessuna manifestazione di interesse, nessun bando, nessun avviso pubblico? Aggiungerei inoltre quanto comunicato in Commissione attraverso un intervento tecnico del Presidente della Commissione Regolamenti, Patrimonio e Bilancio di questo Municipio, il collega consigliere Pompei, che diceva che questa proposta rispecchia l'organizzazione centralizzata della struttura amministrativa senza un adeguato coinvolgimento delle strutture municipali e senza tener presente la diversa morfologia territoriale.
Vorrei ricordare inoltre che la stessa capogruppo del Partito Democratico di questo municipio, che ringrazio per l'onestà intellettuale, ha asserito in commissione che dalla lettura della proposta di regolamento esaminata si evincono delle carenze, quali dettagli ad esempio sulle modalità di individuazione degli organi della consulta. Il tema della partecipazione è il cardine del nostro programma e fa parte da sempre del nostro essere, questo non può essere messo in dubbio. Per questo motivo siamo disposti, come abbiamo fatto in precedenza anche su altri temi, ad approfondire in commissione, purché ci venga presentata una proposta degna di questo nome. Ricordo inoltre che a livello capitolino sul tema del volontariato e dell'associazionismo è stata posta fin da subito la massima attenzione. Ad esempio, in occasione del piano freddo comunale è stata recentemente rinnovata dall'assessore Baldassarre la forte sinergia con il forum del volontariato per la strada, in cui si riuniscono 44 associazioni e oltre 2.000 volontari. È partita la seconda edizione del progetto di formazione Roma Aiuta Roma. L'avviso per l'iscrizione è stato pubblicato il 18 gennaio scorso, aperto a tutti i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato a favore delle persone più vulnerabili e a tutti i volontari già attivi che vogliono scambiare esperienze e conoscere i servizi sociali di Roma Capitale. In questo progetto è prevista una formazione che alterna lezioni in aula presso la sede del Dipartimento Politiche Sociali e volontariato sul campo. I temi affrontati saranno la rete dell'accoglienza a Roma e il ruolo della sala operativa sociale, la relazione con le persone in grave marginalità sociale, nozioni di primo soccorso, approccio transculturale, aspetti antropologici e giuridici, nozioni di norme igieniche per la somministrazione dei pasti, segretariato sociale, come orientare le persone tra i servizi pubblici e del segretariato sociale, la gestione delle persone con dipendenze e disagio psichico, profili di sicurezza. È stato firmato inoltre un protocollo con la prefettura per l'impiego dei richiedenti asilo in attività di volontariato e sottoscritto un protocollo con il Tribunale Ordinario di Roma per i lavori di pubblica utilità e la messa alla prova dei detenuti, offrendo 550 posti. Grazie al recupero di 700.000 euro di fondi del Giubileo è stato pubblicato inoltre il bando del volontariato, rivolto alle micro realtà impegnate sui territori e mai valorizzate dalle amministrazioni precedenti. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo sulle motivazioni che ci spingono a rispedire la delibera al mittente, in quanto, come accennato all'inizio del mio intervento, carente nella forma ed errata nei contenuti e, permettetemi di dire, superata dalle azioni concrete già compiute da questa amministrazione sia a livello centrale che municipale. Grazie Presidente. Dichiarazioni di voto. Non ci sono principali. Grazie Presidente, per quanto precedentemente espresso il Movimento 5 Stelle voterà contrario. Grazie. Voterà favorevole al parere contrario? Chiedo scusa, intende voterà questo? Favorevole al parere contrario, grazie. Okay. Ce ne sono altre di dichiarazioni? Bene. Votazione. Favorevoli al parere contrario. Contrari. Contrari? Favorevoli al parere contrario voi due. Perfetto. Contrari sono Ciancio Vitrotti. Astenuti. Allora, 14 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto, quindi l'espressione di parere viene approvata. Passiamo al punto successivo, che è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma del consigliere Diario, integrazione alla deliberazione AC numero 11/2018, regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale. Chi vuole illustrare? Consigliere Guido.
Grazie Presidente, semplicemente questa è una delibera di classificazione degli impianti che attualmente sono in territorio municipale. Le categorie in particolare sono B e C. Abbiamo discusso in commissione abbastanza agevolmente perché è praticamente un atto tecnico più che politico in realtà. Abbiamo proposto, nonostante questo, due osservazioni, in particolare di elidere dalla delibera l'impianto sportivo di via Oppido Mamertina numero 100, per cui non abbiamo ancora una chiarificazione sul fatto che sia presa in carico al patrimonio del comune, quindi non si potrebbe dare, come dire, in concessione o in gestione perché l'ente proprietario non risulta ancora attualmente il comune. E poi invece di catalogare l'impianto di via Bruno Pelizzi da categoria B a categoria C, questa è stata probabilmente c'è una svista di chi ha scritto oppure c'è degli uffici che hanno formulato questa ipotesi, perché la tipologia di impianto per dimensioni e per funzione è differente. Questo è quanto, è un atto, sembra un mero atto amministrativo in realtà, non tanto di cognizione politica. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, andiamo in dichiarazione di voto. Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Anche questo è il parere contrario, giusto? No, favorevole con le osservazioni. Favorevole con osservazioni, perfetto. Mi sbagliavo con la terza. Questa è con osservazioni. Benissimo. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Allora, 11 voti favorevoli, nessun contrario, ci sono 5 astenuti, quindi l'espressione di parere viene approvata. Passiamo al punto successivo, che era l'approvazione dei verbali numero 31, 32 e 33 delle sedute del Consiglio del Municipio del 27 settembre. Presidente, c'è un altro atto, l'integrazione. C'è certo, appunto perché si chiama integrazione, un attimo, io vado prima con... Va a seguire. Tranquilli. Allora, dei verbali del Consiglio del 27 settembre 2018, del 4 e 11 ottobre 2018. Se non ci sono commenti, risultano essere approvati. Passiamo all'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è l'integrazione di cui parlava il consigliere Guido, ed è la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma del consigliere Diario, integrazione alla deliberazione Assemblea Capitolina numero 41 del 2018, regolamento per i centri sportivi municipali. Chi illustra? Consigliere Guido. Grazie Presidente, questo è un atto che abbiamo pedissequamente analizzato sia dal punto di vista tecnico e soprattutto politico in due sedute di commissione. Si tratta in particolare di un atto, una delibera a firma del consigliere Diario. Tale delibera prevede, diciamo, la formattizzazione di un bando tipo per tutti i municipi per la concessione delle palestre scolastiche essenzialmente. In commissione, alla luce della discussione piuttosto lunga e anche, come dire, un po' complicata, cioè rispetto a questo, comunque la commissione si è trovata sommariamente concorde nello stabilire che l'atto non presenta le condizioni di ammissibilità da parte della medesima commissione e immagino anche qui oggi in consiglio. Abbiamo infatti dato parere sfavorevole con la seguente motivazione che vado a leggere. L'inserimento dell'avviso tipo come parte integrante del regolamento dei centri sportivi municipali limita fortemente l'autonomia dei consigli municipali nella loro funzione di indirizzo rispetto alla reale possibilità di programmazione ad essi conferita dal regolamento stesso, articolo 5, commi 5 e 6, e dal
vigente regolamento del decentramento amministrativo, articolo 60,1.d, modulata sulle concrete esigenze del territorio di riferimento. In pratica si stabilisce un format di bando unico per tutti i municipi, poi da riempire, diciamo, con le singole caratteristiche dei singoli municipi, sui punti, cioè in luogo dei puntini, diciamo, degli spazi liberi all'interno del medesimo bando tipo. Non siamo d'accordo principalmente dal punto di vista politico, perché come municipio, come ormai sanno tutti, e come abbiamo ampiamente dibattuto in quest'aula, puntiamo su un'attività che vada verso il decentramento in maniera decisa. Questo atto di formattizzazione dei bandi, quindi su livello, va in controtendenza a quello che noi abbiamo predicato e cerchiamo anche di mettere in pratica da 3 anni a questa parte. Pertanto la decisione in commissione è stata di dare questo parere contrario. Grazie. Ci sono interventi? No? Dichiarazioni di voto? Intervento? Sì. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Abbiamo fatto qualche commissione discutendo parecchio su questo aspetto, ma da aprile che discutiamo sul regolamento dei centri sportivi municipali, un po' di confusione bisogna dirlo, è stata fatta, e mi sarei aspettato con la stessa decisione che in commissione sono state dette alcune cose anche in aula venissero ripetute, nel senso l'estensore del regolamento, il presidente della commissione capitolina che ha esteso il regolamento vigente, ha fatto questa integrazione sempre riferibile alla maggioranza di questo municipio, ha formulato una modifica, un'integrazione richiesta o richiesta, e adesso la stessa maggioranza ferma questo provvedimento dicendo che non va bene. Per carità, io sono d'accordo che ci debba essere decentramento, però quando ce l'abbiamo realmente, quando effettivamente le carte ci danno l'autonomia per farlo. Invece ci siamo ritrovati che dopo il regolamento fatto dalla maggioranza capitolina per i centri sportivi municipali, la delibera sulla programmazione dello sport di questo municipio aveva fissato criteri diversi rispetto a quello del regolamento, al punto tale che hanno fatto molti interventi su questa situazione, interviene di nuovo il presidente di commissione facendo criteri standard per tutti, dove dice non lascia spazio a nessuno, però ha fissato delle direttive in un avviso pubblico standard. Abbiamo analizzato questo avviso pubblico standard. Vorrei capire una cosa: se la maggioranza avesse dato questo parere, se non fosse arrivato l'autorevole parere del Dipartimento, che inibisce giustamente rispetto alla formulazione dei criteri, ma allora anche nella delibera del municipio non si dovevano fissare i criteri. I criteri quindi si possono dare degli indirizzi, ma poi il direttore del dipartimento dell'area del settore sport elabora l'avviso, come già ci ha detto in commissione. Quindi un po' di chiarezza per tutti, per gli operatori dello sport, non fa male. Un po' di chiarezza nel dire che se adesso c'è un regolamento vigente, i criteri sono quelli del regolamento capitolino. Non ci possiamo ritrovare in una situazione in cui praticamente arrivato a dicembre siamo costretti a fare una proroga e si scarica la responsabilità sugli uffici. No, l'hanno fatta gli uffici, assolutamente. Bisogna avere le idee chiare per formulare e fare tutto nei tempi previsti, in modo regolare e preciso. Questo non è stato fatto perché c'è stata confusione su tutta una serie di problematiche.
pratiche, non si può avere tutto. Qualcuno, qualche volta bisogna avere il coraggio di dire sì, bisogna avere il coraggio di dire no. Quindi la situazione del parere che adesso questa maggioranza dà all'estensore del regolamento, io rimango, un allineamento ci deve essere, vuol dire che noi dobbiamo rimettere in discussione pure il vecchio regolamento e ne fa uno il municipio? Non può essere, purtroppo, ahimè, non può essere, sino a quando non avremo una autonomia vera, e non ce l'abbiamo, decentramento vero non c'è, quindi chi comanda è il regolamento capitolino, ci dobbiamo adeguare a questo quando facciamo l'avviso pubblico. I criteri sono scritti qua, questo è stato approvato il 12/4 del 2018, a seguire a luglio è stata emanata una delibera che diceva un'altra cosa. Oggi arriva quest'altro atto a firma dell'estensore del regolamento che ne dice un'altra. Quindi fate pace e date, come dire, anche tranquillità agli operatori dello sport, che magari poi arrivano in commissione e discutono di cose molto molto importanti e vorrebbero linearità in quello che un'amministrazione dovrebbe fare. Io mi sono sottratto dal votare perché onestamente lo bocciate voi che mi devo mettere a bocciarlo pure io, non ho partecipato al voto, quindi è un vostro consigliere, io mi sono sottratto dal votare in commissione perché dico ma perché? Già sparano loro sulla Croce Rossa, ci devo sparare pure, sarà un merito? Ricordate ragazzi, tutti i nodi vengono al pettine e se qualcuno in commissione si permette di dire quando io sto per lasciare l'aula va, non ha rispetto delle istituzioni, perché io sono un eletto pari al qualsiasi consigliere della maggioranza, quindi un po' di rispetto nelle commissioni per il ruolo che rivestiamo, perché un voto è un voto, è un'assunzione di responsabilità importantissima, stiamo facendo uno dei lavori più difficili e importanti che c'è. Allora quindi rispetto, perché se non c'è il voto vuol dire che la situazione è un po' ingarbugliata ed è stata ingarbugliata da voi, quindi rispetto per i consiglieri nelle commissioni per come ce l'hanno tutti quanti, e rispettare i gruppi minoritari, non vuol dire che uno è uno, è sempre un consigliere, non voglio ripetervi perché se accade di nuovo poi sarò costretto a formalizzare istanze diverse, quindi che nessuno offende l'onorabilità dei consiglieri, perché i consiglieri sono preziosi tutti, ripeto, quindi se io non ho votato l'atto, io non ho votato l'atto perché era ingarbugliata, cioè molto ingarbugliato, e l'ho detto in commissione, ho fatto mettere a verbale detta situazione che permane. In più essere avvitato e va mi è sembrato illogico e alquanto postumato e sgarbato. Questo è quanto volevo dire. Per quanto riguarda il voto mi esprimerò nella dichiarazione di voto, ma come l'ho già detto non mi sembra che stiamo facendo una bella figura con i centri sportivi. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi? Se non ci sono interventi io passerei alle dichiarazioni di... Ah, in chiusura sì, se non ci sono più fatto perché non vedo altri interventi. No, Presidente, grazie. Permesso che ti faccio sempre un po' fatica a seguire il discorso logico, il filo logico degli interventi che sento qualche volta. Ho sentito che c'è stato un ingarbugliamento di qua, di là, quindi non si vota perché il gruppo già vota, cioè non si vota anche se... Non si vota perché politicamente si è in disaccordo. Sinceramente questo passaggio mi è sfuggito anche questo. Altra cosa che volevo dire, il regolamento su base comunale c'è, questo non, questa è un'integrazione al regolamento che stabilisce un bando tipo per tutti i municipi e non sono d'accordo su questo.
questo atto specifico, cioè sull'integrazione al regolamento, non che non siamo d'accordo sul regolamento, altra cosa, che non c'è ordine su chi dà gli indirizzi, le cose, i requisiti. Allora, noi abbiamo lavorato in commissione a una delibera per istituire il, cioè, quello che è stato il bando della concessione delle fasce orarie dei centri sportivi, cioè delle palestre del municipio, proprio qui al municipio, con l'indirizzo politico chiaro. Allora, c'è, cioè, l'indirizzo politico su questa cosa, c'è, e l'abbiamo data al municipio. Il regolamento del decentramento amministrativo dice che la competenza della gestione dei centri sportivi municipali è del municipio, quindi criteri ci diamo noi. Diamo noi criteri per i bandi che facciamo all'interno delle nostre palestre scolastiche. Quindi questa integrazione per noi è sbagliata, cioè, è al di là del lato tecnico, che anche gli uffici hanno esposto il loro parere contrario, sia come dipartimento sia come uffici municipali. In realtà però ci interessa relativamente l'aspetto tecnico, sia dei nostri uffici municipali in questo caso, sia soprattutto del dipartimento, visto che è stato chiesto se non fosse arrivato l'autorevole parere di dipartimento, non ci importa nulla. Nel senso, quando tecnicamente ci risolve un problema, certo che lo seguiamo, se siamo d'accordo anche dal punto di vista tecnico. In questo caso non siamo d'accordo sul punto di vista, cioè non d'accordo sul punto di vista tecnico, non siamo d'accordo sul punto di vista tecnico. Perché darci un bando da riempire proprio il municipio, tra l'altro va a vanificare il lavoro che questo, cioè che questo consiglio municipale ha fatto lo scorso anno nel lavoro della, cioè, di preparazione di tutta la delibera, che è durata mesi, per far uscire poi successivamente il bando. Ora, cioè, magari ve ne siete accorti, ma il bando è uscito sulle fasce e orarie delle palestre delle scuole. È molto in controtendenza, anzi è palesemente differente al bando della precedente amministrazione, proprio perché come amministrazione attuale abbiamo dato una nostra volta, una nostra idea anche politica su come si gestisce la cosa pubblica, in questo caso per quanto riguarda le palestre scolastiche. Ora, perché devo tornare indietro sui criteri che già ho dato, se dal centro, se da alcune ce ne arriva un bando tipo che devo riempire secondo quanto dicono loro? Poi, per carità, il nostro parere. Allora, Presidente, io sto parlando, sembra che c'è un dialogo e un eco. Allora, io vorrei parlare. Il consigliere Ciancio ha già parlato, ho già risposto per quanto quanto posso. Quindi questa mi sembra ulteriore mancanza di rispetto. E non del papà, che non si sa chi l'ha detto, non si sa chi l'ha rivolto, a quale titolo poi si esce, arriviamo a queste finte crociate di correttezza, per favore. Oltretutto sono state dette ben altre cose in commissione proprio da parte del consigliere Ciancio, che per correttezza verso quest'aula, non ripeto, verso collega, estendiamo un velo pietoso, perché qui apro e qui chiudo la questione. Per quanto riguarda invece l'aspetto politico, ovviamente noi siamo fedeli a ciò e ai criteri, al modo superato che abbiamo già adottato in commissione e che poi abbiamo portato in consiglio attraverso la nostra. Con questo bando non siamo neanche sicuri se riusciamo a inserire quei criteri nel modus operandi che abbiamo deciso qui, perché l'indirizzo per i centri sportivi municipali per l'omicidio lo dà il municipio. Politicamente io vi leggo il parere, perché forse cioè di tutte le parafore discorsive che ho sentito finora, forse il punto centrale è mancato, cioè visto che si è parlato di tutt'altro ovviamente, è l'inserimento dell'avviso tipo come parte integrante del regolamento dei centri sportivi municipali, limita fortemente l'autonomia dei consigli municipali, perché noi abbiamo già deciso su questo argomento, anche su come scrivere, non su come scrivere il patto a livello amministrativo, ma cosa, con quale visione, con quale indirizzo, con quale linea guida si deve fare. Questa è nostra competenza, e lo dice il regolamento del decentramento, non è che ci vuole nella loro funzione di indirizzo rispetto alla reale possibilità di programmazione ad essi conferita dal regolamento stesso. Certo, se nel quinto municipio ci sono 5 palestre scolastiche e noi ne abbiamo 50, 60, 70, possono essere anche 2200, ci può essere una differenza di gestione, anche di applicazione, di conoscenza territoriale della questione rispetto a un municipio piuttosto che un altro? Noi come municipio conosciamo le nostre esigenze, conosciamo
conosciamo il nostro territorio, conosciamo le nostre caratteristiche. È per questo che calibriamo a livello locale. Ecco che cos'è c'è il decentramento. La calibrazione a livello locale di ciò che localmente si conosce. Un centro non può occuparsi di tutte le periferie, che si permetta alla periferia di occuparsi della periferia. Oltretutto il nostro municipio è parte periferia, ma è parte centro, perché è via San Giovanni e vabbè, quindi c'ha una multilateralità di esigenze, di percezioni, di conoscenze, di storicità, eccetera. Continuo e termino. Come previsto dal vigente regolamento, quello dei centri sportivi, e quello soprattutto del decentramento, articolo 60,1, che dice quanto già detto, cioè il municipio ha competenza su questa roba. Quindi non mi si venga a dire il perché, il per come. Tra l'altro c'è in commissione, prima si dice un parere, poi se ne dice un altro. Poi si vota, anzi no, poi non si vota più. Poi si dice qui in consiglio, ma io non voto perché tanto, cioè se voi votate perché? Cioè, a me pare che non si sia votato, forse perché probabilmente o non c'è la volontà politica di votare questa cosa, forse per sostenere chissà chi o chissà cosa, oppure perché non si è compreso il cioè, cosa si sta votando. Altrimenti io non ve lo spiego proprio. Dichiarazioni di voto. Consigliere Totti. Io sono chiaramente per tutto quello che ho detto in questi due anni consiglio d'accordo sul parere contrario, voglio dire, mi sia dalle mie orecchie il discorso dell'autonomia e perciò il discorso del limite rispetto alle funzioni di indirizzo dei consigli non si rispetta il regolamento, però io dico queste cose, questo discorso lo dovete fare in casa vostra, perché non è possibile che un presidente di commissione della cultura del Movimento 5 Stelle sia così arrogante nei confronti del municipio, perché questo, quando noi parliamo, e io ho sentito bene l'intervento del Movimento 5 Stelle, quando dice che limita la funzione di indirizzo del Consiglio Municipale, e quando dice non rispetta il regolamento, questa persona è da prendere a schiaffi, cioè è da cacciare dal Movimento, cioè voi dovete essere così forti. Io come Forza Italia sono senz'altro con voi di fare la voce grossa nei confronti dei vostri consiglieri comunali, che ho visto anche la vostra Presidente che ha parlato di decentramento e viva Dio, ha parlato di un contratto di servizio decentrato all'ANCI, che io ricordo fui uno dei pochi a dirlo in campagna elettorale, maggiore autonomia rispetto ai servizi cittadini, però poi dico lì, dall'altra parte non c'è il PD, non c'è Forza Italia, c'è il Movimento 5 Stelle. Perciò usate le maniere forti, ma fatevi rispettare. Noi siamo d'accordo con voi in questa battaglia, però cacciate un presidente che fa queste cose. Fatelo cacciare anche voi. Ho detto che era favorevolissimo al parere contrario, l'avevo detto all'inizio. Altre dichiarazioni? Dichiariamo. Allora, a me sembra che al di là della commissione che diciamo è stata abbastanza lineare, dove è emerso, ringraziando Dio, è emerso un comportamento, un modus che comunque questo municipio da tempo sta cercando di mettere in piedi, quindi ha trovato, tra virgolette, le forze politiche abbastanza, diciamo, in linea su quello che è il comportamento da avere verso, da fare verso il centro. Quindi questa, per quanto riguarda l'esperienza istituzionale municipale, è una piccola soddisfazione. Non è facile comunque prendere posizionamento di fronte ad una reggenza centrale dello stesso tipo, quindi questo parziale complimento non è la prima volta che lo faccio, in quanto, appunto, come diceva pure il collega Presidente, in un consiglio comunale ben più importante del nostro è emersa l'importanza e la urgenza di avere un decentramento come questo comando. Però poi chi fa il lavoro politico istituzionale, quindi noi ne facciamo parte del
il circo, no? Che comunque va avanti e gira e fa spettacolo, non è che deve fare per forza il regolamento a tutti questi. E sembra che dal centro ogni 5 regolamenti, no? Effettuati c'è un fine settimana a Praga. Cioè uno vince un fine settimana a Praga. Allora il consigliere di turno, io ho fatto 3 regolamenti, ho cambiato. Pure se è della virgola la cosa di cambiare regolamento. Cioè non è necessario cambiarlo, parlo dal centro, no? Per forza automaticamente perché ne ho fatto tanti. Si interviene e noi ne siamo, no? Voglio darci un, come si dice, diamoci un po' di fiducia, ecco, me lo disse un venditore in un negozio, mi ha fatto ammazzare ridere, però signore, guarda, c'ha 55 anni, ma si dia un po' di fiducia, no? Per una tutta la giovanile che io potevo mettere. Ma detto questo, dico, diamoci un po' di fiducia. Allora, questo municipio capisce l'importanza di un regolamento al quale è sottoposto e dice ma mi va in controtendenza. Quindi dal centro, qual è stata l'esigenza di fare un regolamento e non tener conto del quadro che esiste? Non dico di quello che potrebbe venire, perché poi nell'impostazione ognuno di noi prova a migliorare, no, in corsa, ma del quadro che c'è. Per cui se poi si va pure in controtendenza diventa un problema per l'amministrazione locale. Allora, come diceva il collega, perché, no, dal centro, dall'alto non si abbassano e dicono scusate, io avrei intenzione, no, prima di farla, avrei intenzione di correggere, modificare, migliorare, no? Che ne dite? Facciamo una riunione? Chiamiamo tutti i presidenti di commissione sport dei municipi? Io non so se la politica purtroppo e voi ne siete anche, sì, ne siete anche l'espressione. La politica non si, come si dice, si può anche imparare, per amor di Dio, però è quella, cioè il metodo politico per una polis, come si deve, non partitica, dico proprio per le politiche di tutti i giorni, c'ha un meccanismo. Quindi se non c'è questa convergenza non produciamo poi cose in linea, e questa è la testimonianza. Quindi più che cacciarlo via, secondo me, chiudetelo dentro una stanza per una quindicina di giorni, dopo di quando esce fuori io, c'è ragione, mi sono reso conto che qualche cazzata ho fatto. Comunque con Fratelli d'Italia siamo favorevoli a parere contrario, ma fortemente contrario a parere, insomma non c'è sta bene questa cosa. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Pietro. Grazie Presidente. No, io non ho difficoltà invece a mettermi dentro una discussione che invece è interessante, perché poi è ovvio che ci confrontiamo sulla questione di centramento, ma penso che invece stiamo dimenticando un pezzo precedente a quello che è la storia delle gare irritate che ci sono state sempre per merito del noto consigliere Diario, che ha tolto pure lo sport di Roma, che ci sta mettendo in difficoltà anche a noi che vorremmo correre la Maratona di Roma, ma insomma è anche difficile farlo quest'anno in questa città. E mi ricordo che appunto arrivò in ritardo anche dall'Assemblea Capitolina anche la gara proprio per le palestre municipali. Questo comportò che in tutti i municipi si arrivò in ritardo, come è successo anche il nostro, e quindi si andò in proroga. Lui stesso ha dovuto ammettere che c'era stato un pasticciaccio e quindi ci trovavamo in una situazione molto particolare. Quindi oggi, come io votai, come sia il Partito Democratico, ovviamente votammo contrari a quel regolamento che, diciamo, non portava grandi cambiamenti, oggi non è che abbiamo difficoltà a votare contrari a questa integrazione, però ci chiediamo quale altro pasticcio dovremmo attendere, perché qui andando su pasticci capisco chi oggi deve difendere una sua rappresentanza all'interno delle istituzioni municipali dal basso e deve rivendicare un lavoro fatto, però attenzione, perché poi quando anche si va a chiedere un contributo importante dal punto di vista economico, perché ad esempio oggi non abbiamo parlato delle palestre O, anche lì attenzione, cioè se poi non andiamo a fare i conti con le risorse economiche rischiamo che quel problema non lo risolviamo. Quindi che facciamo? Un ulteriore pasticcio? Quindi al netto di un voto contrario da parte del Partito Democratico, come un altro che era sbagliato prima, figuriamoci l'integrazione
tra l'altro anche peggiorativa, perché veramente vuole mettere una toppa dove, che è peggio della toppa, quindi diciamo, non è questo. Il fatto è che sullo sport municipale, sulle nostre palestre, sugli impianti sportivi, questa maggioranza, addirittura prendendo del tempo e dicendo ma forse mi sto sbagliando io, perché mi ricordo che avevamo fatto un lavoro con la commissione precedente, invece il pasticcio c'era, c'è, l'avete ammesso quando siete andati in proroga, ma non solo in questo municipio, purtroppo in gran parte di Roma. Oggi stiamo attendendo ancora delle risorse che non, diciamo, sono certe che sono arrivate per poter porre invece le regolamentazioni necessarie sulle palestre famose o, e quindi diciamo la situazione è molto più complicata. Se il nostro municipio non sta bene, Roma diciamo lamenta una disattenzione e una approssimazione inaccettabile, uno per tutti, è il bando pubblicato con estremo ritardo sulla maratona di Roma, quindi assolutamente contrari. Ci sono altre dichiarazioni o abbiamo finito? Ma qui fa freddo. Sì, è per questo che lo sto chiedendo. Se sono tanti i complimenti della giugno, ce l'abbiamo stiamo morendo. Però non è che si è incontrati la maggioranza di dell'aria fredda. Ma noi resistiamo. Siete voi che avete aperto l'aria fredda, perché di no. Arriva qua. Dai, allora andiamo. Ci sono dichiarazioni? Ah, sì. Ah, veramente molto, aspetta. Solo per dire. Allora, l'ha detto prima che mi ha preceduto, ho contrastato il regolamento dello stesso consigliere che presenta l'atto, però devo fare una chiarezza puntuale. Noi chiediamo il decentramento, quando ha letto la lettera dice il municipio che fa l'andando, sempre rispetto al regolamento comunale, però lo deve fare, non è che il regolamento comunale lo abbandoniamo, lo ripeto, l'avviso pubblico si fa in linea con il regolamento comunale, quindi non ci possiamo affrettare a dire, a prendere scuse rispetto al decentramento, ma quel decentramento di cui parla dice noi non vogliamo l'atto perché vogliamo il decentramento, bene, è una cosa che bisogna risolvere prima, l'atto lo redige il municipio, ma i criteri sono già fissati nel regolamento fatto dallo stesso ENE diario, o meglio agenda, perché è stata un'agenda di appuntamenti con tutte le associazioni sportive che hanno detto e hanno, come dire, manifestato contrarietà a quel regolamento insieme a tutti noi, perché i criteri possono e devono essere diversi. E proprio per questo io. Grazie. Grazie Presidente, proprio per questo non, come dire, sono contrarissimo a tutti gli atti che ha formulato il consigliere Capitolino, che dà la linea poi ai municipi, a tutti i municipi, perché ha fatto approvare il regolamento su cui i municipi si devono adeguare. Grazie. Grazie Presidente, ovviamente ricordo che diamo un parere che non è vincolante, pertanto noi ci esprimiamo politicamente, poi al centro sapranno cosa fare. No. Altra cosa vorrei dire, ovviamente il consigliere Toti, il consigliere Giuliano e chi altro ha parlato oltre il consigliere Diario si assumeranno le responsabilità di ciò che hanno detto. Ovviamente noi non siamo contro il consigliere Diario, tanto che votando il regolamento a favore, tanto che abbiamo votato anche l'atto precedente a favore, non siamo d'accordo su questo atto specifico. Come politicamente non siamo d'accordo su questo atto specifico, noi lo bocciamo, cioè, molto semplice, non c'è né più e né meno. Poi gli attacchi personali che ho sentito nel confronto del consigliere Diario, abbiamo la compiacenza di fargli la faccia magari con ciò, oppure c'è oppure soprattutto chi ha fatto prima può dire ai propri colleghi in assemblea che riunire di fare il loro lavoro anche in questo senso. Perché qua sparare a zero contro qualcosa che è successo, qualcuno che ha fatto qualcosa,
valutando quello che c'era precedentemente, beh, io penso un po' ci sia, c'è un po' di difficoltà anche un po' vergognare. Grazie. Ovviamente votiamo, come ho già ribadito, favorevole al parere. Grazie. Votiamo favorevoli. Contrari. Contrari. Ci unite tutti oggi. Astenuti. Lei consigliere, il dito è molto semplice, non siamo. Però non si preoccupi, io già io ho detto faccio. Sono tu. Ci sono 17 voti favorevoli, quindi all'unanimità, e le sue parere viene approvata. Il consiglio chiude qui e sono le 15. E